jack it up. Ah, lei, e siamo tornati, ragazzuoli, su God of War 1, la serie delle serie, ragazzuoli, perché mi sta veramente prendendo un casino. Siamo arrivati addirittura al settimo episodio, stiamo proprio macinando, spero vivamente che a coloro che guardino questa serie piaccia, sarebbe molto utile perché comunque continueremo a oltranza, cioè fuck the world, fuck the system. Sta prendendo veramente tanto, ci giocheremo anche i prossimi ovviamente, perciò stay tuned for next episodi. Allora, ci eravamo lasciati che eravamo nella merda, se non ricordo male. Adesso dobbiamo andare un attimino a vedere dove cazzo eravamo. Bevo un litro d'acqua, così non bevo più. Molto meno si spera. Non devo bere più, tanto beverò sempre nei miei gameplay, è inutile.
Allora, eravamo qui, eravamo. Lo shot dovrebbe funzionare. Vediamo se spuntano i messaggi. Allora, fammi vedere un attimino dove cazzo eravamo. Gesù mio, dove cazzo eravamo? Ah, eravamo sbucati da qualche parte, non ricordo bene su dove. Allora, se non ricordo. Non ci perdiamo, per favore, qui. Non so più come tornare indietro poi. Figa! Ah, ok, mi ricordo questa parte qui dove eravamo scesi bellamente, ma. Ah, che eravamo attraversato tutto quel casino lì. Oh, Peppino, benvenuto, bello, benvenuto. Ma non ho spunta la chat allora. Ma che palle, un attimo, un attimo. Perché non spunta la chat? Che fastidio immane. Chat. E mentre c'è. Ora spiegami perché non dovrebbe spuntare la chat. Eh? Birbante. Birbante di un. Dai, dovrebbe andare. Perché non va la chat? Bene, Peppe, siamo nella cacca più totale. Ancora dobbiamo iniziare. Perché non va la chat? Non capisco. Spamma messaggi, vediamo se funziona. Buon Peppino, mi dispiace chiederle questo. Ma dovrebbe mentre andare. Dovrebbe andare, dovrebbe. Teoricamente. Come va il mal di gola? Da Dio, perché non mi fa più male la gola. Ma non va la chat, che palle. Mi dà proprio fastidio all'anima questa cosa. Un fastidio proprio interiore. Niente, non. Ah! Aspetta, è spuntato ora. Ma dove cazzo era? Perché è messa così male la cosa? Cosa è successo? Cosa. Cioè, è spuntata una cosa bassissima. E però. Scusatemi. Guarda che casino. Si è fottuta, mi sa la chat. Si è fottuta. Qualcosa mi dice che si è fottuta bellamente la chat. Ok. Potrebbe essere un bel problema. Va bene, oggi niente chat nello schermo. Pazienza. E spunta la chat. Ma. È spuntata? Va, non leggo perché è piccolissimo. Forse è partita la chat. È partita. Siamo bravi. Sono un bravo streamer. Beh, mio Dio, adesso mi sono cagato in mano. Spammiamo ancora messa. E no, scompaiono subito. Scompaiono. What the fuck? Che ho messo la dissolvenza della chat? Non lo so io. Io non sono, eh? Show, tutto show. Sciogliamo tutto. E niente, viene fottuta. Incredibilmente viene fottuta. Niente? Niente chat per oggi. Cioè, spunterà minimamente. Niente, proprio. Quando una cosa è stronza nell'anima, deve essere stronza fino in fondo. Perché sennò non va. Santa pazienza. Oggi. Si è fottuto anche Steamlabs. È finito. Cosa. Ok. Niente. Oggi niente chat. Oggi ce la giochiamo così senza chat, ragazzuoli, mi dispiace. Allora, vediamo se. Allora, di qua non dobbiamo andare. Vediamo se ci dobbiamo perdere i primi 5 minuti di live. Allora, qui sente salvataggio. Perfetto, da questa parte cosa c'è? Vasi, non li rompiamo per parsimonia. Mi dispiace, ragazzuoli, ovviamente poi vedrò di sistemare la chat, anche se sarà veramente difficile. Prenderò qualche stro. Da Dio no, eh. Vabbè che. Ho il salvataggio, perciò. Cazzi in culo. Non voglio cadere. Cazzi in culo. Cazzi in culo. Cazzi in culo. Ok. Allora, ora prendiamo un bel respiro. Che fastidio che non ci sia lasciato veramente da troppo. Andiamo. Ah, mamma mia. Ritaglia, Kratos. Ah. Oh mio Dio. Ah. Qui. No, ci devo andare per forza perché sono troppo curioso. Ora cadiamo qui, in questa stronzata qui. Avevo detto a momenti. Vedete, la chat spunta, ma. Tac! Surprise, si cancella. Secondo me. Scommettiamo le palle, ci scommettiamo. Buono. Aspetta, lo osservo. Lo osservo. Eh sì, si cancella. Che culo vuol dire? No?
proprio mi dà sui coglioni. Ah, perché ho messo clean. Boxed, semplice, no? Forse ora. No. Attenzione, però abbiamo capito forse l'inghippo. Così. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sono un bravo streamer adesso. Adesso sì, sono un bravo streamer. Ce la si può fare. Mo, andiamo avanti. Sì, siamo arrivati qui. Siamo arrivati qui nella prova di Ader. I cazzi in culo! Ma come sono caduto? No, comunque è scomparsa di nuovo la cosa. Non è possibile. Mi vuole male, mi vuole. Ma non la voglio. Cosa sta succedendo tra l'altro? Cioè, oggi proprio show, sì. Come sul link Insta, pagina non disponibile, what? Perché pagina non disponibile? Guarda qui oggi. No, dovrebbe andare là. Ah, forse perché. Fammi vedere. Che palle, perché insomma ho cambiato il nome dell'account e a quanto pare se cambi il nome dell'account non va bene. Vabbè, poi lo passo a fine live se ci siamo. Ma intanto vaffanculo tutti. Se ti interessa su Insta salvomarino00, così ci. Ah, culi tondi. Ora ci concentriamo e ci facciamo questo benedetto gameplay senza chat, senza niente. Pace all'anima loro. Mi dà proprio fastidio, ma quel coso boxed lì, cioè ti rendi conto dove mi sto perdendo? Così me la lascia la cosa? O la cancella pure così? Fammi vedere, solo per curiosità. Poi la tolgo perché è una merda, veramente, visivamente parlando, dà proprio fastidio al culo. Vabbè, si toglie, proprio stronzo in culo, va bene, niente. C'è sicuramente qualcosa che mi fa. Che mi fa togliere la cosa, però non so. Vorrei capirlo, ma non lo capisco. Va bene, vaffanculo. Ah, ottimo, comunque grazie, così poi aggiornerò il link della pagina Instagram. Fanculo, niente chat oggi, poi vado a sistemarlo. A fine live se ci riusciamo, abbiamo 5 minuti, la sistemiamo. E no, e no, e no, e no. E no, ti piace il cazzo, ti piace. Oggi la vedo dura, dura ma dura. Niente, poi qua, di volte tutto. Ah, Gesù. Ok, basta, adesso basta, ci concentriamo. Niente, non si può neanche saltare tra l'altro in quelle cose lì. O la prendi in culo o la prendi in culo. Detto proprio bellamente. Allora, concentriamoci Gesù perché se no veramente da qua non ce ne andiamo. Continuo. Continuo perché sono un bad boys. Ovviamente dall'altra parte c'è la roba buona, ma noi andiamo di qua. Frega cazzi, dobbiamo riprenderla. Questa roba. Ok, prendiamo questa. Che palle, poi ieri la chat andava tutto a posto, ma oggi stessa cosa. No, non va, vabbè. Più che altro la chat a schermo è troppo utile per il pass broadcast, queste cose qui, perché sennò la gente veramente. O quando le esporto su Twitch, che sennò sembra che parlo con i culi. Cosa c'è qua? Ah, niente, vabbè. No, c'ho un'ansia, perché non si capisce un cazzo. Puttana di Dio. Ma no, qua ci perdiamo tutta la live. No, non la voglio mai fare. Qua ci perdiamo tutta la live. Ma proprio. Ma posso fare un balzino sbarazzino, tipo? Sì. Vabbè. Noi bravissimi. Spunta proprio per 10 secondi la chat, devo vedere. Vedete. E come cazzo faccio lì? Scusami, mi viene proprio in culo, mi viene.
si può saltare sul posto. Allora, questa abbiamo capito che la possiamo skippare bellamente facendo un doppio salto così. Molto pulito. Questo posso. Ho troppo voglia di saltare tutto perché veramente mi sa di impossibile la cosa. Forse ci si può arrivare lì, dall'altra parte, sai? Olè, ok. Bravi. Porco Gesù. Non ce la si fa. Sarà veramente dura, qualcosa mi dice. Veramente dura. Ma vaffanculo, va. Però la prima non la prendiamo così, eh. Vabbè, oh, sti cazzi. Cioè sarebbe qua, però ogni volta dobbiamo fare il balzino bello. Beh, cerchiamo di farlo, tanto non è troppo complicato. Ok. Ho paura che sta cosa me la sognerò la notte io. Ok. Ci sarà un altro. Porco Gesù. Se è bastarda questa parte non la finiremo mai. No, no, non la voglio mandare a fascia. Non finiremo mai, non finiremo. Ok. Veramente dura qua. E saltino male. Porco. Non ce la si fa. Io odio queste cose. Io le odio profondamente. Fatemi picchiare. Non voglio queste fasi platform del Cristo Re. Non le voglio. Non le voglio. Quante volte vedrete questa parte? Allora, 10.000 volte perché. Arinza. No, 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 la vedo dura, dura. Allora, se ci sono shortcuts qua, tipo questa, che ho imparato a mie spese, enunciatele senza problemi. Vi do il consenso in questa parte di spoilerare, perché se no non ce ne andremo mai. Se ci sono modi più easy per svincolarsi da questo incubo notturno. Ah, mamma mia, che ansia, però. Non si può giocare così. Ah, Dio mio. Mamma mia, che salto a cazzo che ho fatto. Per favore, Kratos, per favore, Kratos. Via. Via, con parsimonia, con parsimonia. Ma Dio, porco, che mi interessa della. Bella la cassa, però. Dove figa devo andare adesso? Ditelo che mi odiate, ditelo. Ottimo, non ci credo neanch'io, non ci credo. Ok, mi ero spaventato veramente, ho detto. Vabbè. Potrebbe esserci anche il Cristo Re, ma ora come ora non è il nostro obiettivo. Con calma. Ok. Non voglio scendere per ora. Mamma mia, che scalino ho preso male, Kratos, proprio male.
favore, con molta cura. Con molta cura. Mi sono cagato tantissimo. Oh, mamma mia, se cadevamo da qui, bestemmiamo tutto, bestemmiamo. Poi soprattutto devo buttarci lì sotto. Direi di no. Ricordate quello che ho detto riguardante God of War, che mi stava piacendo come gioco? Mi rimangio tutto, mi rimangio. Porco Giuda! Perché? Perché dovete farmi soffrire così tanto, maledetti? Perché? Lame di merda. Via. Via, 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 via. Vi prego, basta, veramente. Vedete che è una sofferenza per tutti qui. Di qua non si può andare. Di qua. Scendiamo verso la corda, allora. Si scende verso la corda. Io che pensavo che la corda fosse quella bastarda che ci facesse cadere in fondo, invece no. Si va di qua, bellini noi. Bravo, bravo Kratos. Prendi le scale, bravissimo. Si è proprio smolleggiato nelle scale. E si va. Ok, forse abbiamo sorpassato la parte. Ok, dai. Ah, ok. Non che la cosa ci rassicuri molto. Se c'ho dei catenacci lì, un motivo ci sarà. Cosa ci sia lì dietro? Non lo so. So solo che c'è il simbolo di God of War. Ok, si può salire, dai. Ah, dove siamo? Dove avevo detto quella strada incredibile che ci ha detto prima o poi ci porterà da qualche parte? Ho lasciato tipo uno scrigno qui da qualche parte. No. Andiamo da questa parte allora. Rigorosamente, con un salvataggio tattico qui. Riusciamo a salvare. Perfetto. Ottimo. Andiamo avanti allora. Ok. Ce la si tira? Andiamo noi. Qui si può andare indietro. Ok, indietro, indietro non si può andare, perciò di là non possiamo andare. L'unica parte. Ok. Cazzin. È la Madonna. Ma che marchio Kratos incredibile. Allora, qualcosa mi dice che di rannare io debba rannare. Non so cosa siano quelle robe lì sopra, ma l'unica idea che mi viene in mente è questa.
Non scemo lui. Sì, ma sono senza vita io però in tutto ciò. Bel che... Ma cosa mi dice? Questa sarà una parte molto complicata. No, non la tirare. Non la tirare. Se vedi che lascio il tasto, smetti di tirarla. Ma cosa mi dice che... sarà una cosa piuttosto lunga. Niente, qui non gli possiamo fare niente. Sì, ma stiamo partendo con metà vita. Non va bene questa cosa. Ok. Non gli facciamo niente. Vabbè. Ottimo, ottimo. Spiegami cosa dovrei fare allora. No, non capisco. Ok, capisco che mi rompi il cazzo ogni 3x2 con sta cosa, ma non si può fare. Bravi. Bravi tutti. Come dovrei risolvere questa situazione adesso, eh? Scendere magari. Ok, forse scendendo è l'unica maniera per risolvere la situazione. Perché se sto su e mi rompe le palle, se scendo giù, se ne ritorna giù. Se vado su, e ritorniamo sempre lì, torniamo. Non so cosa debba fare. E ho troppo poca vita tra l'altro. Porca puttana a lui. No ragazzi, questa è una... non è una blind run questa. Questa non è diventata più una blind. Questa è una challenge run ragazzi. Con cazzo devo fare? Con meno di un quarto di vita. Allora, lui va lì e si protegge. In alto a destra ho dei corni. Qualsiasi cosa vogliono dire corni, eh. Vabbè, ma anche lì mi prendono le mani, Cristo. Sì, ma non posso perché non ho vita. Lui va lì comunque. Lui va lì, lui riesce col tempismo ad andare lì. Affondiamolo qui. Qui era partito uno sfiato. Non so che dirti più di... più di questo. E vabbè.
Però figa. Ok, vabbè, con calma magari ce la possiamo fare. Non so cosa cazzo voglia dire, però... vabbè, ma se mi piglia anche così, però... siamo a mare. Raga, ma dove devo andare? Vabbè, falla tu, falla. Mi prende comunque. Mi prende comunque. Sarà una cosa molto lunga oggi. Molto lunga. La depressione è nel mio volto. Ma... allora. Posso parare gli attacchi così, ok. Non so se effettivamente sono efficaci. Sembra di sì. Ok. È possibile parare gli attacchi allora, ok. Sì, para. Ok. Non che la cosa mi dà sereni molto, però che palle. Niente, questo devo intuirla che non era. Ok. Così è diventata più fattibile la situazione. Pure in tempo a lavorare. Qualsiasi cosa vogliono dire, vuoi quei corni lì sopra, io... Scusami, ho sbagliato, ormai ho partito. Niente, niente. Quando uno è stronzo nell'anima, che ci devi fare? Che lentezza per arrivarci! E la Madonna! Ma non corre Kratos, non è che colpa mia se non corre Kratos. Buono perché ogni volta che lo stanniamo recuperiamo vita, però... ai. Questo non è parabile, porco lui. Non lo puoi parare quello, bastardo. Dai Kratos, dai. Usa la levetta sinistra come indicatore dai tasti. Come indicato dai tasti a schermo. Una rotazione per messaggio. Che cazzo. Che ansia. Odio questa cosa. Lo sapevo. Era ovvio. Non sono bravo a fare questa roba qui. Odio, odio questa cosa qui. La odio. Non ce la faremo mai a fare questa boss. Mai, mai. Mai, ragazzi. Io ve lo dico, non la finiremo mai.
vabbè. Fai come vuoi tu. Fai come cazzo vuoi tu. Ma devo fare? E faccio correre più veloce. Non c'è modo di arrivare prima. Qual è lo suo del tempo? Ancora siamo alla prima fase, Gesù. Sicuramente non è che sarà soltanto questa, va. Figurati. Vabbè. Sono una puttana. Figurati se è soltanto questa, figurati. Poi ha il cerchio buggato sopra. Cosa cazzo è successo? Cosa lì? Ok, si stava rialzando. Allora, massima concentrazione. Cosa sta succedendo? Si è buggato tutto, si è buggato. Si è buggato letteralmente tutto, anche la telecamera. Finita? Mio dio, si è buggato tutto, si è buggato. Ok. E vaffanculo, non vedo niente. Allora, partiamo e sbagliamo. Non ce la si fa. No, no, dovete cambiarmi metodo perché non ce la faccio così. Non ce la farò mai, non ce la farò. Letteralmente. Culo, proprio culo. Ti prego, non ce la faccio più. Allora, veloce, dai, senza pensarci, così. Come viene? Ok. La webcam sarà esilarante vedermi concentrato in una maniera tale. Lo so che non è finito, non pigliarmi per il culo. So che devo fare una specifica cosa adesso. Io lo so. Quei corni li sto prendendo le volte che devo fare tutto questo lavoraccio qua, io lo so. Eccolo lì che si è più incazzato di prima. Esatto, anzi abbiamo tolti due, figa lui. Madonna, aspetta ancora no. Vorrei presto. Ok. Ok, bello. Fa male. Sono un cretino io, però. Volevo cambiare arma. Forse facciamo più male con questa. È un singolo nemico, perciò forse facciamo più male con questa. Ok, no, ancora una ne manca. Ok, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Ok, ora massima concentrazione. Dimmi che ci sono riuscito, ottimo. Che ansia queste parti, che ansia. Via, via Kratos, via. Corri come non hai mai fatto. Corri come non hai mai fatto nella tua vita, corri. Ranna, ranna. Dai, dimmi che ci vogliono tutte e due ed è finita qua, che... Veramente è greve la situazione, ma col cazzo. Eccolo. Il primo? Ciao Darkling. Ho letto giusto?
sorry, ma è sfondato il tuo nome blu nella chat blu. È un casino leggere ciò. Aia, porca troia, senti. Un po' di danni li facciamo così, ottimo. E niente, niente. Il primo comunque di cosa? Vabbè. Di qua. Ottimo. Si è rotto dall'alto mezzo corno. Si è rotto questo. Quella è la vera vita. Ho paurissima. Comunque, qualsiasi cosa. Sì, sì, primo God of War. È una Bloodline, è scritto anche nel titolo. Stiamo rifacendo tutta la saga da capo. Cioè, è una Bloodline. Io non, perciò non ho mai giocato a God of War. Perciò. Zero spoiler per mantenere appunto la live bella com'è. C'è una blind run che non so niente, scopriamo insieme le cose o riscopriamo insieme le cose. Io unica cosa, informazioni se avete giocato sono molto utili, tipo non so chi sia questa bestione qua. No, merda, lui. Certo, no, tipo, sarebbe interessante capire, se non è spoiler ovviamente, chi è sto tizio qui che sto combattendo, perché non mi è stato detto. Ok, ora gli è spuntata la vita. Qualcosa mi dice che è più ingazzato di prima. La Madonna Santissima, lui. Dimmi che hai sempre lo stesso parte, dimmi che non hai cambiato parte. Bravo. Mamma mia, però se mi faccio molto più male. Mamma mia. Via. Ottimo. Via. Cosa sta facendo? Ma porco lui. Cosa fa? Cos'è quella merdata lì? Allora. Ho parlato? Spero di sì. Comunque, tutto a posto? Buon Dark? Mi permetta di chiamarla Dark perché se posso, eh. Allora. Non è troppo complicato, però veramente. Sbaglio una cazzata, secondo me ti apre il culo in 27 parti diverse, eh? Ho questo presentimento qua. Mi fa piacere, mi fa piacere. Purtroppo oggi è capitato nell'unico giorno in cui ho un problema con la chat. Nel senso che, come vedi, scrivi e poi dopo un tot di tempo si cancella e non riesco a capire il perché. Questa cosa mi dà un fastidio boia. Tra l'altro non si stunna per niente con la magia. Allora, bravo che comunque stai tenendo sempre lo stesso pattern, così ti voglio proprio. Via! Mamma mia, grazie, grazie a Dio, abbiamo. Niente. Purtroppo oggi la chat è fottuta e volevo sistemarla, perché poi quando ricaricherò la live non veramente cosa devo fare, che devo fare. Via! Fa veramente un casino perché non si capisce con chi parlo. Sembro un povero stronzo che parla da solo. Mi è finita. Prendi solo per le corna. Yeah. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Ah. Infilzato malissimo. Ok. Non male visivamente parlando. Che figata. Abbiamo un sacco di potere, tra l'altro. Vediamo se possiamo buttarlo in qualcosa. Allora, io ancora giochi su PS3, no, l'emulatore su PC. Emulatore su PC. Allora, adesso io non so dove mi conviene potenziare, cioè cosa mi conviene potenziare in tutto ciò. Io le lame del caos ce l'ho a livello 4. Abbiamo un momento un po', mentre magari ricevo consigli.
Lo si potenziare ulteriormente le lame del caos, però ce ne voglio veramente un fottio, sempre le lame. Oppure lo spadone, però anche qua ci vuole un fottio di roba. Ma allora aspettiamo e vediamo un po', tanto ce ne vuole per le lame. Soprattutto una piccolissima fessura dove andiamo proprio a entrarci perfettamente. No, tra l'altro figata incredibile. Vediamo se ci dice Chiara. Probabilmente è fatta carcassa del Minotauro, perciò era il Minotauro, ok. Del tempio è sospeso sopra di me. Ok, perciò questo è il Minotauro del tempio, questo famosissimo tempio. Cioè è incredibile come ci troviamo sulle spalle di un gigante. Questo è veramente mastodontica e fantastica. Bello, God of War mi sta veramente prendendo un sacco per questi dettagli qua. Questa profondità, diciamo, di narrazione, ok, quasi nascosta. È veramente bello perché immaginate proprio la scena, no? Noi ci troviamo sopra un minotauro, scusatemi, sopra un gigante che ha... No, no, non ho mai giocato a nessun God of War. Infatti, come puoi vedere dal titolo c'è scritto Blight Run. Cioè, non so effettivamente niente, proprio Blight Run vuol dire giocare a un gioco dove non sai sostanzialmente nulla di lui. Completamente niente. L'unica contatto che ho avuto su God of War, lo dico in tre live diverse perché ogni volta incontro gente diversa, è stato appunto sulla PlayStation 2, quando benedetti allora ancora c'erano i giochi craccati e il buon Emule, pace all'anima sua. Mio padre mi scaricò un gioco. Nel frattempo ci facciamo questa camminata molto scenografica. Mio padre mi scaricò un gioco che si chiamava Transformers. Mette il gioco pensando entusiasta all'età di 10-11 anni di giocare ai Transformers. E invece, tac, mi ritrovo God of War 2 a distanza di anni. E mi sono reso conto che appunto giocare a God of War 2. E quello è stato il mio primo contatto a God of War. Ma feci tipo le prime tre missioni, forse. Poi proprio mi roppi le palle tantissimo. Ho detto ok, lo lasciamo da parte. E ora ho deciso testardamente di rigiocarmi nuovamente tutta la saga dei God of War perché non si può, non può non far parte del mio bagaglio videoludico God of War. Perciò, sì, eccoci qua a giocare alla saga di God of War. Ho scritto sotto, infatti, proprio tutto. Eri pazzo, ero pazzissimo da piccolo, Peppe, ero proprio pazzo. Cioè, non è che ora sia differente la cosa, cioè, sono sempre pazzo. Salviamo la partita. Yes. E questo è breve preambolo sulla mia... Che termini proprio... Ragazzi, ma queste live di qualità, ma dove? Dove? Allora, andiamo avanti. Vediamo un po' cosa troviamo. Comunque, veramente mastodontico. Mastodontico, veramente. God of War, bello. Mi sta piacendo veramente questa sua maestosità. In tutto, In tutto. L'unica pecca, il font di merda nelle scritte che mi fanno sembrare un dislessico quando leggo. Comunque, il mio secondo e ultimo figlio ha raggiunto suo fratello nei campi Elisi. Elisi, anzi, Elisi. Nel mio cuore so che devo continuare l'opera degli dei. Ma mi hanno portato via così tanto che ora la mia anima inizia a dubitare. Sempre Pathos Verdes, questo famosissimo Pathos Verdes che non so veramente chi sia in tutto ciò. Cioè, Pathos Verdes terzo. Lo ritroviamo in tutte le scritture. Io ho anche una ignoranza totale in mitologia greca, ragazzi, non so sostanzialmente niente. Allora, se lì c'era il figlio dell'architetto, qui dentro ci sarà l'architetto, tanto lo rompiamo sempre tutto. È l'architetto di tutto il tempo, immaginavo comunque. Questo è l'architetto, allora potrebbe essere l'architetto. Sì, questo l'avevo capito, perciò Pato su Verde se è lui proprio. No, la testa del figlio dell'architetto. Abbiamo sempre la testa dell'architetto qui. Sempre il figlio. Quanti figli aveva questo? Ok, comunque, noi siamo messi al top. Dobbiamo prendere soltanto questa. Poi c'è un architetto. Hai visto qua quanta profondità, che bellezza. C'è un architetto che ha progettato questa enorme struttura sopra il gigante. Incredibile. Incredibile. Un gigante condannato a... Dato ora dobbiamo tornare all'inizio. Ma non c'è tipo una shortcut? Ok.
vero? Non me ne messo una shortcuts. Rompo? Comunque, Bondark, se le piace appunto la... Dobbiamo proprio farcene tutta a piedi. Non è possibile. Ci sarà una maniera per raggiungere in modo più easy? Mica tutta a piedi indietro è dura. Ok, comunque sto dicendo Bondark, se gli interessa e le piace appunto la live, la invito a followarsi così non si perde niente e continuiamo appunto, cerco di raccimolare più gente possibile per rivivere appunto questa esperienza. L'altro lo vai più veloce, dici? Allora, lo sai cos'è che mi dubita? Di rotolare, che quando rotolo c'è quel secondo di ritardo che per riprendersi che mi fa proprio... Mi dà un fastidio incredibile. Dante's Inferno no, non l'ho mai giocato. New Power. No, Dante's Inferno neanche l'ho mai giocato. Però ragazzi, io ho proprio questa mancanza di certi titoli che... Vediamo la cazzina un attimo. Grande Ade. Le tue imprese sono stupefacenti, Kratos, ma le tue abilità non ti condurranno al tuo obiettivo. Come ricompensa, ti offro le anime di Ade, le anime dei morti, che sono pronte a combattere al tuo È fianco. un pesce gigante lui là. Prendi quest'arma, Kratos, assorbine il potere e usalo per sconfiggere i tuoi nemici. Nuova arma. Ha acquistato l'esercito di Ade. Ok, vabbè, solita abilità. L'ultima abilità, dato che ci mancava. Tutorial su utilizzare la cosa. E la Madonna. Vabbè. Ora devo utilizzarlo. E la mamma. Vabbè, lo proviamo. Proviamo. Allora. L'ho chiamati? Ah sì, li ho chiamati. Ok. Niente spoiler, mi raccomando ragazzuoli. Per favore che sono qui, l'esperienza non ce la godiamo appieno. Dai, che culo, guarda questi cosi danno. Che fastidio queste cose. Allora, questo uccellaccio di merda se ne deve andare a fanculo. Ok. Tanto ho scoperto questa cosa che non sapevo io. Questa? No, questa. Qual è la cosa? Ah, questa. Che figata questa. Questa è veramente figa dall'altro. Proprio come movimento è proprio figa da vedersi. Ah, e poi questa cosa qui. Io non sapevo che i nemici si potessero prendere al volo. Incredibile, veramente. Cazzo, l'ho scoperta tipo qualche live fa. E la Madonna. È veramente fi. Cosa sta succedendo? Veramente figo, cazzo, prende i nemici al volo, ma che... Ok. Tanto un pesce gigante lui. Sarei tentato di tornare indietro per andarmi a riprendere le robe, però va bene. Andiamo, dai, andiamo, andiamo. Facciamo le cose giuste come le farei. Rotoliamo come dice il Bondark. Andiamo a prendere queste cazzo di casse. Prendiamo un colpo di salvata. Mentre. Non fa mai male. Lo facciamo dopo. Dammi questa. E dammi questa. Ah, a posto. Così siamo puliti. Olè.
Salviamo e andiamo avanti. Che ora sono? Un'ora, ragazzi, un'ora. Abbiamo sostanzialmente siamo avanti di due stanze probabilmente. Allora, boh, se non mi sbaglio, andando a intuito, dovremmo infilare la testa, anzi il teschio della testa del figlio dell'architetto nell'altra porta che abbiamo nella zona centrale, tra virgolette, sotto nell'acqua. Perciò questo sarà il nostro prossimo obiettivo da raggiungere. Camonniamo e andiamo a vedere di riuscire a fare sta cosa. Forse non è troppo distante. Forse non è troppo distante comunque. Ah, qui c'era un'altra. Giusto, dobbiamo andare qui sotto. Ah, è vero, non era troppo distante. Siamo qui a due passi, ottimo, buono. Buono, buono. Ok. Oppla. Mettiamo qui allora. Ale. Si svuota così magicamente la vasca. Ok. Allora, questa cosa, cosa cazzo serve a girare questo? Questo lo apriamo. È intenzione di fare le sfide dopo la storia. Ripeto, è una blind run, perciò non so cosa siano le sfide, capito? Non so veramente niente su God of War. Allora, comunque, come obiettivo, immagino comunque, supponendo per esperienza videoludica, siano per forza così, siano appunto magari arene specifiche o comunque insomma vaffanculo, intanto andiamo qua. Comunque non penso di fare extra, ok, perché dopo aver finito God of War 1 lascia perdere allora, perché così disastrose le cose. Dopo God of War 1 comunque ci andremo a giocare appunto immediatamente il 2. Ci andremo a giocare, perciò alcuni sono Dio. Ok. Allora, devo un attimino beccare l'entrata giusta di questa cosa qui. Allora, uccidiamo un attimino con l'altro, quello di fuori. E la pure. No, comunque penso che dobbiamo andare a beccare la stanza noi qui. Comunque continueremo poi con God of War 2 immediatamente. Era questa la stanza? Sì, che non ricordo. Cioè, vediamo se abbiamo la stanza fuori qui. È comunque possibile che la facciamo, tipo qualcosa di speciale, così ci sta. Ad esempio, la domenica non ho. Cosa sto facendo? Non ho cadenze fisse nella live, ok? Perché ogni giorno io dal lunedì al venerdì vado in live dalle 6, perciò dalle 18 alle 20. E poi forse c'è che dobbiamo girare questa stanza qui fuori. E poi, appunto, la domenica faccio possibili live. Questa è. C'è qualcosa, io mi ricordo che c'era quel raggio di luce di merda che dovevamo puntare da qualche parte. Questo è, non è. Oppure sì, fammi vedere perché qui è veramente un macello adesso. Comunque potremmo farlo magari appunto se garba anche ad altri fare questo extra. Ad esempio la domenica ci buttiamo tipo un'intera live, no? Dove cerchiamo soltanto di completare queste cose qui. Perciò sì, si potrebbe comunque fare. Una sorta di evento speciale, ma dopo aver finito God of War 1 devi combaciare bene. Sì, immaginavo dovevo combaciare bene. Allora, non è questa se non mi sbaglio. Fammi vedere se. Mi pare che partiva da qua sotto la stanza che ci interessa. Dopo aver finito comunque God of War 1, questo ci fionderemo immediatamente su God of War 2, sempre in cadenza settimanale.
Dalle 18 alle... Ok. Allora, era questa. Questa me la ricordo. Perfetto. Ora, qui. Entriamo. Sbucate qua. E poi devo girare questa. Questa qua. Punta A. Ok. Giriamo ancora. Finché non troviamo il buco. Dovrebbe essere tutto combaciato, teoricamente. Soltanto questo dobbiamo mettere. Cosa mi dice di no? Che non è combaciato manco per il ca. Ok. Ce l'abbiamo. Perfetto. Andiamo dritti per dritti. È questo. È la Madonna, quanti. Ho parato comunque, che cazzo. Che attacco di merda era. Vabbè, ho capito. Non ti vuoi fare pigliare. Ottimo. Allora, abbiamo una cassa che non abbiamo mai aperto. No, l'abbiamo aperta. Lo salviamo comunque qui. Non si sa mai. E comunque buon Dark, lei che fa? Va a scuola, lavora. Che mi racconta? Se vuole, ovviamente. Allora, teoricamente dovrebbe andare. Olè. Cerca lavoro, io sono all'ultimo anno di superiori, faccio il quinto anno, quest'anno sono d'esame, e sono realmente un periodo molto stressante per me questo, e poi successivamente andrò all'università, andrò, perciò ci sarà da fare, ci sarà. Attenzione, il tizio di fuori, ecco, va male a cercare lavoro. Grazie, grazie Bundark. Che casino che sta succedendo? Io lo auguro anche a lei, comunque. Ok. Mi ha fatto succedere un casino. Il tizio che era lì fuori era incredulo proprio, anche abbiamo finito, abbiamo distrutto tutto, abbiamo distrutto ormai. Fatto università oppure direttamente cercato lavoro dopo le superiori? Allora, perciò siamo messi veramente giuridicamente. Ci stiamo avvicinando a ciò che ci serve. Stiamo... Le tue imprese sono stupefacenti, Kratos. Ma ti avverto, quando Ok, capito. raggiungerai i piani superiori del tempio, non potrai più tornare indietro senza il vaso di Pandora. Ok, ma qua c'è una texture che manca completamente, però ok. Perciò siamo arrivati. Siamo arrivati in fondo a prendere il Mentre nostro... Kratos risaliva il massiccio tempio costruito per Vaso di Pandora. custodire il vaso di Pandora, si rese conto che era un monumento non solo agli dei dell'Olimpo, ma anche alla follia del mortale che l'aveva progettato. Aveva superato i piani inferiori del tempio di Pandora, ma ciò che lo attendeva più in alto avrebbe messo alla prova anche il miglior guerriero. Che figata, e questa è un'altra cosa che mi piace tantissimo dal lato di God of War, è proprio questa, l'attenzione che hanno messo gli sviluppatori, stiamo parlando comunque dal tempo, nel posizionamento della telecamera, cioè voi vedete proprio, è una scena da screenshottare questa, ok, da poter mettere dovunque,
E non stiamo parlando di una cutscene, è proprio una scena di gioco, è veramente gestita bene la telecamera. Questa cosa mi fa veramente impazzire, mi fa proprio al 100%. Guardate che bello, è proprio bello. Non ci puoi dire niente, non puoi dirgli. Non di grafica, graficamente buono. Stiamo sempre parlando comunque di una remaster. Io parlo proprio di sceneggiatura, di game design. È veramente bello, veramente, veramente bello. Ok. Siamo arrivati nel punto più alto. Che cazzo? Hanno un pacco più grosso di Rocco dei Frari questi. Ma perché? Che imbarazzo. Boss? Oppure semplici nemici che incontreremo in questa zona? Mi sa che sconfiggeremo il primo e poi arriveranno le fionde. Proprio le orde, anzi, di questi nemici qua. Ecco, mi chiedo proprio come se... Capo respiratorio. Ora leggo che qua siamo nel complicato. Ho letto il nome di loro. Vediamo se... Ottimo, ok. Grazie a Dio hanno le lame colorate e riesco a vedere bene quando attaccano. Dicevo. Come si chiamano? I satiri? Spero di aver letto giusto. Interessante. Sì, ma già due iniziano a diventare un po' ingestibili. Iniziano a diventare... vabbè. Veramente... Giuda, oh. Vabbè. Allora, io ho questo deficit nei videogiochi in generale, no? Che quando ho qualcosa che è la si può riutilizzare poco, la uso veramente poco e niente. Cioè, nel senso, ho bisogno delle casse specifiche per ricaricare la magia. Ok, va bene, intanto abbiamo... Siccome ho bisogno delle casse per ricaricare la magia, ho paurissima di... Capito, arrivare a un certo punto dove la magia mi serve realmente e non ce l'ho. Oh, ma in tutti i videogiochi quando c'è tipo un oggetto raro da utilizzare, non lo uso perché ho paura di usarlo nel momento sbagliato. Kratos aveva servito gli dèi abbastanza a lungo da sapere che l'arpia era stata inviata come ammonimento dal suo vecchio padrone per ricordare a Kratos la decisione che gli era costata ogni cosa. Era passato così tanto tempo da quando aveva rischiato di morire per mano dei bambini. Allora lo utilizziamo più spesso. Così tanto da quando aveva rinunciato a tutto per salvare se stesso. Ares! I cieli si aprirono. E apparve il dio della guerra. Ares. Discendendo dall'Olimpo, egli vide le caratteristiche di un dio in un semplice mortale. Ares avrebbe salvato Kratos. L'avrebbe trasformato nel guerriero perfetto, il suo servo sulla terra. Kratos doveva solo promettere la sua lealtà. L'anima. La mia vita è tua, Ares. D'ora in poi servirò fedelmente il tuo volere. E segnò la sua sorte. L'anima. Come promesso, Ares salvò il suo nuovo discepolo. Diede prova del vero potere di un dio. Oh, Dio. Distruggendo coloro che avrebbero annientato Kratos e i suoi uomini. Quanto a Kratos... Per servire il dio della guerra non gli bastavano una spada e uno scudo normali. Era più sovente brutta. Vorrei... Le spade del caos, forgiate nelle sudice profondità dell'aria. Bello. Le catene si fusero ai polsi di chi le avrebbe portate per sempre, come parte integrante del suo corpo. Un ricordo eterno della promessa di Kratos. Bello. In cambio, poteri immensi. L'ira di Ares esplose dal profondo.
ci sta spiegando tutto. Avrebbe appreso il vero prezzo di tali poteri. Un prezzo troppo alto perfino per Kratos. Orribile creatura! So bene chi servi! Torna dal tuo padrone! Di al dio della guerra che non sono più suo schiavo! Digli che non sarà al sicuro finché sarò vivo! Troverò il vaso di Pandora! E lo userò per vederlo tremare e cadere davanti a me. Questa cutscene forse è la più importante, perché ci ricollega alla cutscene iniziale, che appunto ci faceva vedere Kratos come si era appunto fatto diciamo completamente avvolgere dal desiderio di vittoria, di vincere la guerra, perciò diede la sua anima. Noi sapevamo fino a qualche minuto fa che appunto ha dato la sua anima ad Ares, ma non sapevamo il perché, cosa è successo dopo, il perché, anzi sì, il cosa è successo dopo che appunto aveva giurato lealtà ad Ares. E poi abbiamo anche scoperto la provenienza delle spade del lame del caos. Spade del caos. Non so se le ha detto lame, sai? Forse hanno sbagliato, no? Forse io ho sbagliato, comunque. Scusatemi. Della spada del caos abbiamo scoperto la loro provenienza, perciò provengono effettivamente da Ares. Cioè sono delle armi offerte da Ares, fuse con lui. Fuse con lui, perciò. Fino alla morte, sostanzialmente. Cioè, teoricamente fino alla morte. E interessante. Interessante, molto interessante. Bello. Ed ecco la provenienza delle spade del caos. Sono delle armi di Ares. E noi, diciamo, imprigionati da questa sorta di debito che abbiamo con Ares, ora dobbiamo distruggerlo perché ha la tipa che non mi sta venendo adesso il nome. Perché noi abbiamo dei cazzo di pensieri fissi riguardante la battaglia e non riusciamo appunto a liberarci di tali pensieri. E l'unico modo che abbiamo di liberarci di questi pensieri è liberare, non mi sta venendo adesso il nome della tipa, per appunto liberarci la mente. Mi sta venendo sfuggendo adesso il nome della tipa che ha preso Ares. Allora, il dirupo della pazzia. Se ricordate il nome, scrivetelo tranquillamente. Il dirupo della pazzia è davanti a te. Ok. Nella mia sofferenza temo di aver progettato un labirinto senza uscita. Se ho ragione, possono i crudeli spietati dei mostrarti la via. Vedi, mi fanno sembrare un dislessico di quelli proprio completi, questo font incredibile. Perciò aspetta, possono i crudeli, virgola, spietati dei mostrarti la via. Ok. Sempre il solito tipo. Un altro fedele servo degli dei. Sembra un dislessico vero con questo font. È incredibile. Anche un po' di virgola mi sono messo un po' a cazzo, secondo me lì, però ok. Ok. Palese. Farò dannare un poco. Beh, abbiamo già dannato abbastanza. Abbiamo un sacco di potere. Vediamo se... Niente, ancora non possiamo. Ce ne serve ancora un po'. Aspetta, forse ora? No, ce ne serve poco, ma poi possiamo potenziarlo ulteriormente. Il dirupo della pazzia. Che la madonna. Sì, ma la telecamera però adesso. Ho elogiato tantissimo la telecamera, ma mo... Come cazzo si è buttato questo? Mi sono parato, dai. Che non ho preso nessuno, incredibile. E
E pure gli arcieri là sotto. La ritaglia, mo, questi stronzi. Qual è il nemico più fastidioso su God of War 1? Se me lo chiedete, gli arcieri del cazzo. Non so quante volte mi hanno fatto cadere dalle cazzo di corde. Ma fammi vedere se c'è qualcosa qua. Ci prendiamo la magia. Ho sbagliato il tasto. Come uno stronzo. Madonna, me l'ho ciccato. E loro? Un giorno? Sono i cazzacci loro. Mondark, il suo commento che mi farà dannare non poco non mi... non mi rasserena molto. Per niente. Allora adesso, per favore, arcieri di merda, non iniziate a lanciare quelle frecce del cazzo. Vedete cosa parlo della scelta della telecamera? Che è veramente figo. Cioè, crea una cazzina nel videogioco stesso. È veramente bello. Gameplay di qualità. Gesù mio. Dio santo, ma che palle. Allora, senti. E vabbè. Poi quando partono in feed uno dietro l'altro, valli a pigliare. Niente, poi quando parto proprio in feed li puoi... ti puoi scordare proprio. Io però come uno stronzo cadere lì, no, eh? Dai. Che merda. La ritaglio questi stronzi, mo. No, purtroppo. Aspetta un attimo che qua siamo. No, non ho neanche la PlayStation 4, io sono PC tutta la vita, sono. Però la PlayStation 3 ce l'ho. Però ovviamente per streamare mi veniva più comodo usare il computer. Come emulatore ho visto, sì, tu dici per l'ultimo God of War, intendi? Sì, lo vorrei giocare tutta la vita, ma guarda, non nego che se mi dovesse prendere molto... sotto mi sono svegliati. Se mi dovesse prendere molto un pensierino, io lo potrei fare. Lasciamo di non morire però adesso. Sei crepato? Ok. Non sembra preferito la PC. Io ho giocato moltissimo con la PlayStation. Fin da piccolo io ho avuto la PlayStation perché è il modo più veloce per poter giocare. Ok. Però io oltre ad andare in un istituto tecnico, perciò faccio prettamente informatica, e il computer era d'obbligo per me. Proprio io lo uso, passami il termine, per lavorarci. Ok. Perché progetti, tutto faccio col computer e perciò io vivo effettivamente col computer. Perciò se il computer lo utilizzo nel frattempo per poter giocare anche, è una mia passione poter giocare, allora riesco a combinare tutte e due cose perfettamente. Se no probabilmente forse avrei continuato sulla Play. Sono comunque scelte, La PlayStation ha tantissime esclusive, come la stessa Xbox ha tantissime esclusive che mi piacerebbe giocare. Prima tra tutte questo mondo God of War. Niente di strano è che God of War 3 per l'emulatore non funziona. Cioè lo proverò, ma sul sito appunto non dovrebbe funzionare al meglio. E quindi
Sicuramente dovrò cercare un metodo per poter streamare dalla PlayStation 3. Comunque non penso sia difficile, c'è il modo per poter streamare dalla PlayStation 3. Cioè devo mostrare più che altro lo schermo della PlayStation 3 qui sul computer. Cioè molto probabilmente God of War 3 lo giocheremo sulla PlayStation 3. Per l'ultimo God of War mi piacerebbe tantissimo riprenderlo, ma vabbè, senti questa cassa. Mamma mia, questa cassa non la useremo mai. Allora, sì, c'è l'Elgato per poter streamare senza ombra di dubbi, però ho visto su internet, ci cioè, ho fatto una ricerca di 2 secondi, non ho neanche provato. E di qua che si va? Perché io volevo la zona extra. Mi sembrava che la cioè andare avanti era di là. Allora, proviamo a dare un'occhiata qui. Ho visto che comunque si può streamare lo schermo proprio della Play 3 sul computer, perciò poi dal computer catturerei la schermata e di conseguenza poi la streamerei qua come una normale pagina. Se riuscissi a fare questo con una qualità visiva ottima che mi soddisfi, allora si può fare. Mi risparmio un bel po' di soldi all'Elgato. Ok, possiamo potenziarci di sale le lame del caos. Le spade del caos. C'ho queste lame. No, ancora poco mi manca. Ok. Qui c'era solo questo. A quanto pare sì. Con PS Now puoi streamare i giochi PS3 da PC. Sì, infatti, devo. Cos'è tra l'altro questo? Ma. Salve, lei? Infatti, io sentivo un po' di. Sì, di quello che vedo, comunque, ho fatto una ricerca di 2 secondi e. Non dovrebbe essere impossibile. Speriamo che, appunto, la qualità visiva sia buona e non me lo streami in 480. Porca troia. E la Madonna, bravo. Quindi? Siamo qui a guardarci? Aveva messo comodo lui. Qui. Scusate, io volevo provare a mandarlo su e poi pigliarlo. Mamma mia, quanto mi fa sborrare il fatto di prenderli in aria. Proprio bello visivamente parlando anche. Ma mi contrattacca ogni volta quando si alza. Allora, singolarmente non sono complicati. Posso potenziarla. Possiamo potenziarla. Allora, spada del caos. Buttiamo tutto nelle spade del caos. Siamo qui in un altro quarto d'ora. Nel frattempo bevo un po' di acqua. Quanto abbiamo ancora? Vabbè, ancora 40 minuti di live. Abbiamo buoni. Non c'è un tasto do tutto? Ah. Lancia delle furie. L1 più cerchio in aria. Stessa cosa, forza di Ercole. Quadrato quadrato. Nuovo, benedizione di Atena. Magia infinita. Quando è attiva l'ira degli dèi. Allora,
L'ira degli dei al massimo dall'alto della mia casa, ok? Allora, l'ira degli dei. Ma l'ira degli dei non si... Evoca il potere degli dei per sconfiggere i nemici. Ah, è questa l'ira degli dei, perciò quando questo è... Sostanzialmente non ho... Perché ho delle cose bloccate ancora? Ok, sostanza, perciò L1 più cerca cosa fa? L1 più cerca quando siamo in aria. L'ultima qual erano? Forse erano soltanto... Ah, quadrato quadrato, cos'era? Ah, proprio... Cioè le lame sono fighe a loro, sono potenziate. Non mi dai l'altra? Non mi dà l'altra. Ecco, ora ci sono gli stronzi arcieri. Guarda lì là, guarda lì che sono proprio stronzi messi lì. Guardali, guardali, guardali. Bravi, vedo una mira, guarda che per essere... Ehi, dove è andato? Dove è andato? Dove è andato? Vedo delle mire per essere degli arcieri veramente pessima. Ah, figa. Vabbè. Ok, devo mandarlo molto avanti allora. Quanto vi posso... Vedete perché... Vabbè. Fatela voi la partita. E quello? Fanculo, ma che palle. Capite perché i nemici più fastidiosi sono gli arcieri? Guarda che se ne stanno nel potere, dai. Allora, devo fare un'opera di pistone incredibile. Ok, nice. E ce ne andiamo avanti. Sì, però il dislivello. Non vorrei questa cosa. Forse con molti nemici sarà più efficace, sicuramente. Sì, possiamo combattere dove... No, non volevo. Forse era meglio lì, sai? Pensa... Vedere qualcosa, ottimo. Ok. Catch the enemy weapon. Ma qui abbiamo... E come faccio a catturare i nemici con le armi? Non penso di possa... Ok, prendiamoci un po' di vita, ottimo. Sono andato comunque a Blend Mocha. Blend? Eccoli che sono tornati dopo anni. Mi mancavano. Però vi devo aprire il culo in una velocità disarmante. Se no non siamo contenti. Guardali, guardali, proprio fieri loro. Ma porca miseria. Qui c'è proprio... Ottimo. A parte rompermi l'avambraccio. Allora mi fai rompere i coglioni al tuo amico che dovrebbe avere la vita già fottuta. Cioè, quantomeno più fottuta della tua. Mi fate provare sta roba? E niente, non me la vanno fare. Madonna. Stavo finendo di sotto rigorosamente proprio male. Niente. Allora? Figata. Ok. Ok, mi fate andare. Mi fate andare. Oh, fammi riprovare sta cosa che figa come po'. Posso?
Non posso. Posso? Olè, ce l'abbiamo fatta. Gesù mio. Mio Dio, mi rompo l'avambraccio ogni volta a fare questa cosa, che è proprio stancante al massimo. Esco con dei bicipiti alla fine della serie, guarda che... Incredibile. Allora, ma che cazzo ogni volta? E qua. Ma oh, Gesù, ma che cazzo questa cazzo di presa che non funziona. Eccolo qui, il bicipite che proprio sente il pettorale proprio che si gonfia, lo sento. Anni di palestra inutile, devo semplicemente giocare a God of War. Qui c'è qualcosa? Qui non c'è niente, ottimo. È una statua di Era. Sembra che una volta indossasse una collana. Come Bombled Moch, lei? Tutto a posto? Che ci racconta? È una statua di Afrodite. Sembra che una volta indossasse una collana. Ok. Quella madonna, quanti? Ma è di qua che devo andare oppure c'è un'altra strada che non ho visto? No, per forza di qua dobbiamo andare. Ma che capocciate che ha tirato? Capocciata veramente incredibile. Noi tiriamo dritti, tiriamo. Veramente bello ragazzi, veramente, se non avete giocato God of War riprendetelo perché ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Dove sbuchiamo? Interessante. Ricordo ovviamente a tutti che questo è una blind run, perciò non ho mai giocato a God of War fino ad ora. È la mia prima partita in assoluto della mia vita su God of War. E sto ripartendo da God of War 1 e ci faremo tutta la saga fino all'ultimo God of War, se riusciamo. God of War 3 sicuramente lo giocheremo, più tutte le altre, gli altri spin-off di God of War. È una parte in più questa, o mi devo... È una parte in più questa. Sì. Era semplicemente una parte in più. Ma no, la vera strada non era di qua. Questa è una zona bonus. Dove andiamo? Kratos. Mi ho messo male. Ah, è di qua. Sono stato cretino io. Ok. Wow. È una zona su... Allora, la vera strada... No, non è qua. La vera strada dove cazzo sta? Perché avanti mi sembra che non potevamo andare. Non mi sbaglio. Forse mi sbaglio, però... Allora, anche perché qua la strada non è che sia molto... Sì, ma non... Adesso faccio una cassa, ma... Cioè, ci sono delle casse. Vai a sinistra come... Vai a sinistra come esci. Sinistra? Ah, fanculo. Balla a capire, c'è una zona bonus, guarda. Che scala proprio nascostissima.
Prego, sono di qua io, eh. Grazie mille, comunque, Dark. Sono sempre comodo qualcuno che sappia come risolvere tali situazioni. Vedo che è stupro però, eh? Forse dovrei iniziare a usare i cazzi di Ade, no? Forse fanno più male. Se devo vedere quanto consumo di energia. Vabbè, un altro. Senti, forse è il momento. Non lo posso prendere, minchia, consuma. Che stronzi. No. Dio, che palle. No, che stronzi di merda. Dai. No, fammi chiamare sti stronzi qua, mi sembra. Dopo ci abbiamo le casse, perciò mica li hanno ammazzati comunque, eh? Cioè gli hanno rotto il cazzo tanto, eh. Però niente. Volendo li potrei anche skippare, eh. Volendo. Però sapendo di voler fare le cose per bene. Se crepiamo di nuovo di sicuro li skippiamo. Però per ora una blind run io me li rifarei. Ma tra l'altro, ma che cazzo, ma gli hanno fatto un po' di danno comunque quei cosi, hanno semplicemente rotto i coglioni. No, gli hanno fatto un po' di danno. Ok, e questo ci muore anche. Mio Dio, che fatica ti succede queste cose, veramente fastidiose e stancante. Fanculo, sto attacco di merda ogni volta. E mica è... No, l'attacco lo devo sempre pigliare, perché sennò non sono contento. Porca troia. Però da tempo, ma lui l'attacco di merda riesce sempre a farlo. Mica si stunna manco per il cazzo, guardalo. Ce la facciamo? Ari, dai, niente. Guardalo, che stronzo. Oh, Gesù, grazie mille, Blood Mocha. Really thanks, really thanks. Benvenuto in the family, bro. Allora, ci andiamo a riprendere questa cazzo di cosa? Poi andiamoci a prendere queste cazzate qui. Facciamo veloce. Dovrebbe spuntare ora. Spero. Dovrebbe. Deve spuntare. Comunque, grazie. Grazie mille. Ci andiamo a prendere anche queste. Che sono? Vediamo se non riesco a vederlo. Allora, stanno dando veramente un casino di potere queste cose qua. 35 ci abbiamo qua, non mi sono veramente un casino di potere queste cose qui. Allora cerchiamo di non creparci, ok? Perché vorrebbe realmente compromettere la situazione. Di cominciare a fare nuovamente quella parte, no.
Non è spuntato ancora il follow. Palle, mi dispiace. Poi vedrò. Ci sono vari problems oggi con con Streamlabs. Non so perché. Ora, per favore, per favore. Poi non c'è una parte dove si può salvare. Qua dietro si salva? C'è tipo un salvataggio qui? No, però c'è la vita. Io mi prendo questo. Non c'è alcun salvataggio, vero? Noi questi li caghiamo il cazzo, ma non questi robi qua. Allora. Allora, a me fanno una paura fottuta. Io li combatto qua perché andando vi lancio loro. Così vi cagano un po' la minchia. Allora, no, 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 col cazzo che io combatto lì, è da matti combattere con voi lì. Ah, really thanks. What? Allora. Però sono merda, faccio schifo. Thanks, thanks. Ok, vediamo cosa troviamo qui. Shortcuts. Che casino immane. Porca troia. Non possiamo perdere questa per niente al mondo. Ok. No, dai, figa, che palle. Ok. Mamma mia. Dai. Ancora.
Ah, la collana. Ottimo. Ok. Ok. Oh. Holy shit. This enemy is very annoying. Very. Allora, la tua via più avanti sarà a frammenti, ok? Proprio come l'anima che è stata frantumata. Ricomponilo per avanzare. Pados Verdes. Jesus. Oh. Siamo a mare. Non capisco cosa debba fare. Non si capisce. Forse una roba del genere. Entra così? Dovrebbe forse. No. Ehi, dai. Allora, vediamo se riusciamo a fare questo incredibile enigma. Allora, se non mi sbaglio, allora mettiamo questa adesso da quella parte lì. Da questa. E la madonna. Da questa. Mettiamo così. E lì si crea il buco però. Che fastidio. Che fastidio, veramente. E così si crea proprio il buco al centro. Non ce ne usciamo mai da qua, mai. Mai, qualcosa di... questa sarà veramente dura. Non ci riusciamo mai. Allora.
Proviamo a fare una roba del genere. So che è sbagliato secondo me, però dobbiamo partire da qualcosa. Se non partiamo da qualcosa... Ok. Questo è uno. Mettiamo questo. Veramente difficile. Ok. Questo non incastra manco per le palle qui. Questo incastra però bene. Questo ci incastra bene sotto lì. Giusto. No. Dimmi. Già. Vabbè, ritardo un po'. Allora. Non ho completamente idea su come... Perché... Questo è troppo alto. L'altro è troppo basso. Perché così qua si crea il buco ed è impossibile. A meno che io non stia saltando un pezzo o qualcosa. Ah, ma vaffanculo. Vaffanculo. Ok, allora. Ok, ok, allora. Il calcio più unito della storia. Vabbè, spostiamo lì noi, va. Ok, abbiamo gli ultimi 10 minuti per cercare di completare questa roba. Ok. È alto 2 o 1 questo? 2. Ok. Allora, vediamo se ci riusciamo. È veramente un parto questa situazione. Anche perché ho skippato letteralmente un pezzo. Molto importante, tra l'altro. Perché quella T mi sta permettendo di mettere innanzitutto questo qui. Se ci riusciamo. Perfetto, dovrebbe entrarci. E poi avanzano due pezzi, possibile. Oh, questo dovrebbe incastrarsi qui come pochi. Opla. Ale. E poi l'ultimo va messo lì. Teoricamente. Sembra intuito, magari non dovremmo neanche fare questo, Però parlavo di frammenti, robe varie. Questi due pezzi che c'erano superflui. Ah, ok. E questo pezzo qui è superfluo allora, veramente? C'è un pezzo superfluo in tutto ciò. Ok. Avanziamo un pezzo. Ok. Sì, raccogliamo la collana. Interessante. Allora, questo pezzo perciò era superfluo in tutto ciò, non che ci permette di arrivare tipo da qualche parte. Forse, aspetta. O forse prima dovevamo farlo, sai? Ormai non ci possiamo più arrivare. Cazzo. Potevamo arrivare dall'altra parte, vabbè. Vabbè. Sicuramente c'era qualcosa lì sopra. Ok, abbiamo gli ultimi 10 minuti. Vediamo dove riusciamo ad arrivare e poi stacchiamo. Sarei... Mi farebbe... Oh, un salvataggio, perfetto. Ok. Oh, un salutone a... Science...
Ah, Signs in the Way. Ok. Benvenuto in live, bello. Che ci racconti? Tutto a posto? Vediamo cosa abbiamo qui sopra. Ok, si va avanti. Ok. Allora, abbiamo 10 minuti e non ci arriviamo. Perché vorrebbe dirsi protrarsi per più tempo possibile. Allora, ragazzuoli, mille grazie per tutti quelli che ci sono stati. Veramente grazie anche a chi si è followato oggi, a chi mi ha fatto compagnia in questa incredibile avventura di oggi. E se non vi siete ancora followati, vi ricordo di followarti, di appunto followarvi, così potrete rimanere aggiornati sulle live del canale. Domani è sabato, probabilmente riuscirò a fare una live, vediamo se riusciamo dalle 3 alle 4, una sola oretta, vediamo se ci riusciamo. E poi dovremmo aver completato la settimana, così ci beccheremo poi o domenica con uno speciale, ma vi farò sapere casomai direttamente domani in live, o direttamente lunedì dalle 18 alle 20, orario consono e normale come sempre. Vi ringrazio, really thanks, and una cosa, non mi è spuntata il follow di Blademocha, ma è uscito oppure non me ne sono accorto io? Ok, vabbè, adesso è uscito, forse non l'avevo sentito io nella cuffia. Ragazzi, grazie mille veramente a tutti coloro che si sono followati. Noi ci becchiamo perciò alla prossima puntata della Blade Run di God of War 1. Grazie mille a tutti coloro che ci sono stati e grazie come sempre, veramente. Dovrei prepararmi prima questa cosa ogni volta, ma non la preparo mai. Grazie mille, ragazzi.